Buonasera, buonasera a tutti, amici del Giornale di Roma. E qui, come promesso, seconda parte della trasmissione dedicata ai campioni d'Italia 82-83. Questa mattina abbiamo avuto il piacere di avere con noi il bomber Pruzzo, Maurizio Iorio. Questo pomeriggio invece abbiamo in collegamento altre due pedine di quella Roma. Alberto Faccini, buonasera Alberto. Buonasera Francesco e a tutti voi. E Claudio Valigi, che abbiamo adesso con noi anche in audio, visto che stavi sistemando gli ultimi collegamenti, Claudio. Sì. Ciao, buonasera a tutti. Poi Giorgio Martino, il nostro direttore, come sempre in Buonasera, buonasera. collegamento, e il vice direttore Marco Gialloreti. Come stai, Marco? Buonasera a tutti, buonasera campioni, buonasera. Buonasera. Oh, siamo anche in attesa del buon Tedeschi, del buon Roberto Tedeschi, che con le sue foto ovviamente ci fa rivivere quelle emozioni sicuramente forti di una stagione incredibile. Allora, partiamo subito con voi che siete stati tra gli artefici di questo scudetto. Vabbè, devo iniziare per forza con Alberto perché noi ci scherziamo, però il primo gol dell'anno è stato il tuo e hai il privilegio di iniziare anche ovviamente questa chiacchierata della Roma scudettata, Alberto. Grazie, grazie per darmi l'apertura. Sì, tu hai detto tedeschi, ma poi tedeschi ci chiedeva i soldi per le foto, Hai quindi capito? dopo, appena lo collegoliamo, Claudio, ti ricordi? Gli chiedevi una foto, Non lo mamma sento, mia. Alberto. Non mi senti, Claudio? Ma avevamo fatto le prove. Adesso lo riprendiamo comunque, Alberto, lo Va riprendiamo. No, comunque sì, bene, torniamo. poi glielo diremo a Roberto perché è Sì. Sì, assolutamente vero, quindi. appunto, ho capito. Vabbè, dobbiamo dirla tutta. È logico se gliela chiedeva il Bomber o Falcao o Agostino o Bruno, per loro erano pacchi, capito? Noi giovani, capito? Ogni tanto C'era. ci chiedeva l'obolo della foto, magari bella, quelle poche foto che riuscivamo a fare essendo in campo. Sì, C'era questa richiesta. sì, 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 Claudio, sì. adesso lo senti, Alberto? L'ho sentito Claudio. male, l'ho sentito, però so che ha fatto L'hai il sentito primo male, gol, però quindi l'hai sentito. devi Ah, sì. ricordarlo. Attenzione che abbiamo parlato male, ma è arrivato anche lui, eh. Eccolo qua, eh. Eccolo Eccolo. qua. Buonasera a Ecco il tutti, ponte di ciao, ciao Claudio, ciao Paolo, come Allora, stai? Brillanti, no, li ho saluti Alberto. stamattina. Stavamo Bene, parlando bene di bene. te, Roberto. Meno male. Ci Sì. abbiamo ancora qualche conto in sospeso, no? Spero. Sì, insomma, se vuoi. Te Claudio, te a Vicenza, stai in campana che passa anche da quelle parti. Io mando bonifici in Ma Liban che per il mandi Libano al mando bonifico? Liban per il bonifico. Non, mi sono Ecco. talmente abituato a questo periodo a prendere soldi a destra e a manca che mi confondo, capito? Oh, meno No, male, siamo un Roberto, posto parlavamo esatto. di quegli anni là che per avere una foto tua c'era un costo per noi giovani, per i campioni, naturalmente tutto gratis, soprattutto per il bomber, perché sai che il bomber, se gli Guarda, chiedevi 1.000 lire per una foto, sai che ti faceva. il bomber ha pagato sempre. Sì. È Guarda, neanche vero, se lo vedo, è sempre contento. vero, è vero. Fatti dire, ha pagato perfino il battesimo di Robertina, che io andai di notte a farle quelle fotografie. Vabbè, quello mi sembra il minimo, ma penso le sue con la maglia giallorossa ne ha pagate gran poche, anzi, le chiedevi i soldi lui per fargli le foto. Io sento molto disturbato, a volte poco, eh. Vediamo un po' se riusciamo ad aggiustare il collegamento. Intanto iniziano ad arrivare un po' di messaggi. C'è Giancarlo che ci scrive da Torino, Roma Club Lupacchiotti della Mole ci saluta. Alessandra Martino che ricorda Paolo Alberto Faccini il primo gol a Cagliari. E poi Galivic, voglio ben Salman. Non so, adesso sinceramente io non conosco molto come si dice, i dialetti, come si Sarà un dice. giocatore. Sicuramente, se lo dici te poi è così. Allora, Alberto, diciamo questo primo gol, questa situazione, insomma, hai avuto così, diciamo tu neanche lo sapevi, ovviamente, nel momento in cui hai segnato, però questo onore che poi ti porti ancora dentro di segnare il primo gol della Roma scudettata, che non è assolutamente poco come emozione, penso. Vabbè, è stata la mia fortuna che quel poco che ho fatto a Roma,
sono stato ricordato sempre negli anni per questo primo gol che ha aperto quella fantastica stagione. Io con chi riesco a parlare, magari Roberto lo sa, io ho avuto la fortuna e l'onore di venire a Roma da giovanissimo, dall'età di 14 anni e mezzo addirittura, quindi fare tutte le giovanili, avere il sogno di giocare all'Olimpico, e ci sono riuscito, vincere un torneo di Viareggio, vincere la Coppa Italia, e con le mie poche presenze in quell'anno riuscire a vincere anche uno scudetto, quindi è stata l'apoteosi di un sogno che si è verificato poi nella distanza di tempo. E quel gol, quell'inizio con quella partita è stata, diciamo, c'è stata data l'opportunità a noi giovani, ricordo che c'era anche Claudio in campo, di aprire quel fantastico campionato. È quello sicuramente sì. Vediamo se Claudio ci ascolta, perché lo vedo fermo, probabilmente è la connessione che non funziona molto. Claudio, ci sei? Sì, dovrebbe esserci, però è la connessione che non è ottimale. Allora, Marco, una tua domanda ad Alberto. Sì, diciamo che mi sarebbe piaciuto chiedere una cosa a Claudio Veligi, perché a un certo punto era stato ribattezzato il vice Falcao, però Paolo Roberto doveva avere come vice Paolo Alberto, mi sembrava la cosa più naturale che ci fosse questo scambio. No, volevo domandare... come nome, certamente. No, volevo domandare a Faccini come si trovava con i compagni di riparto che in quell'anno evidentemente sono stati particolarmente baciati dalla classe e anche un po' dalla fortuna. Come si trovava con Pruzzo e gli altri del reparto attaccanti? Guarda, io ho avuto il piacere, anche l'onore, diciamo così, di stare in camera col Bomber per 2 anni e mezzo, quindi tutti i santi ritiri eravamo lì assieme, quindi per me da giovane che venivo da appunto dalla Primavera, ecco, avere il piacere di stare con Roberto in camera mi ha consentito poi di legarmi affettivamente a lui. Cosa devo dire? In quegli anni noi giovani eravamo avvantaggiati, perché io dico sempre, avevamo il privilegio di vedere le partite dalla panchina e mentre i tifosi stavano sugli spalti, quindi vedere questi campioni dalla panchina era una cosa veramente fantastica, quindi l'umiltà di quel gruppo e soprattutto di noi giovani che stavamo dietro e aspettavamo il nostro momento, però c'erano i 13 titolari ben guidati dal saggio maestro Lidl, che ci hanno portato poi alla vittoria finale. Allora, intanto abbiamo ripreso Claudio, che adesso dovrebbe ascoltarci, penso bene, dovrebbe arrivare bene l'audio. Ci sei, Claudio? Dovrebbe, ho detto il dovrebbe, ho usato il dovrebbe. Allora, sono arrivati intanto un po' di messaggi. Io chiedo a Giorgio Martino di ovviamente dire la sua su questo inizio di campionato della Roma. Ho visto prima che hai portato anche dei reperti di quell'anno, sicuramente molto molto simpatici, e poi ovviamente lo diremo anche ad Alberto Faccini, perché ti farò da tramite, Alberto, sulle indicazioni del nostro direttore. Okay. Giorgio Martino, vai, Giorgio. Sì, beh, innanzitutto i cimeli, no? li faccio vedere, li avvicino, io penso che in qualche modo si possano vedere. Questo è l'abbonamento di mia figlia per la stagione 82-83, questo è il gagliardetto commemorativo, qui ci sono le firme di Pruzzo, di Falcao, di Bartolomei e così via, e qui poi ci sono sempre all'interno, l'abbonamento è firmato sempre da Pruzzo e da Falcao. Poi qui ci sono le varie commemorazioni che vennero fatte. Qui c'è il 2, no? Perché stava a indicare, quindi si dovrebbe vedere che questo è 2, è il secondo scudetto. Qui c'è tutta quanta la Roma che viene schierata,
in qualche modo. E poi qui spero che si veda, che si legga bene, questo è veramente un cimelio, perché questa è l'autografo di Claudio Valigi. Eccolo qua, vedi, ad Alessandra Claudio Valigi, che è proprio personale autografo di Claudio Valigi. E di questa prima partita, visto che abbiamo Faccini, io credo che sia stata fondamentale la presenza di Faccini, perché Faccini è di Verona e siccome lo scudetto precedente, quello del 42, era stato vinto con un capitano veronese, con Guido Masetti, che era una grande gloria del calcio, non solo della Roma, ma direi del calcio nazionale, ma comunque per quanto riguarda la Roma è una grande, immensa gloria, perché era il portiere, il capitano dello scudetto, perché poi è stata una persona veramente squisita anche quando è diventato allenatore dei giovani, quindi una persona formidabile. Ecco, allora, una presenza veronese nel primo scudetto, ci voleva una presenza significativa veronese nel secondo scudetto, significativa perché ha segnato il primo gol. In quella prima partita, fra l'altro, mancavano giocatori importanti come Conti, come Falcao, erano assenti, e Lidl mandò subito giovani come Faccini, che veniva dal settore giovanile, come Valigi, che era appena arrivato dall'Umbria, anche lui esordiva. Non ha avuto paura di metterli subito in campo, no? Dall'Umbria arrivò quella stagione anche Nappi, subito in campo anche Nappi, quindi riprendendo un pochino il discorso di questa mattina dell'abilità di Viola come artefice, ma di Nils Lidholm come colui che aveva fortissimamente voluto questi acquisti, questi innesti, aveva avuto la capacità di dare a ciascuno il ruolo, di inserire ciascuno nel ruolo preciso, fondamentale. Ricordava prima Marco proprio il soprannome che venne dato a Valigi di Vice Falcao, ma perché in realtà, inserita la tesserina in questo mosaico, il mosaico non perdeva, e quindi ognuno, sapendo quello che doveva fare, l'ha subito saputo fare, quindi questo è stato il grande segreto di quella squadra. Allora, Alberto, diceva giustamente Giorgio prima che non poteva esserci un altro veronese nella Roma del secondo scudetto, perché nella Roma del primo scudetto c'era Guido Masetti, veronese, poi sei arrivato tu, altro veronese, e insomma la cosa ha portato anche bene, no? La dinastia dei veronesi in maglia giallorossa ha proseguito in maniera incredibile, anche con... C'era anche Luciano Tessari, però sì, non giocava. Tessari era il vice di Nils Lidholm, era di Lidl, ma anche lui. Certo, però ecco, la presenza veronese era estremamente significativa. Ci scrive Nicola, un saluto a voi tutti, e Damiano Tommasi, altro veronese. Bravo. Allora, infatti faccio un applauso a Giorgio che ha trovato questa chicca, diciamo, no? E poi per migliorarla dico anche che sia io che Tommasi veniamo dal San Zeno Calcio, che è una squadretta della città di Verona, nel borgo di San Zeno, quindi era rinomata a quel tempo nel lasciare tanti giovani, lo è tuttora, magari con un po' meno fortune. E addirittura un libro che io poco tempo fa portai a Baldissoni, perché ci teneva il presidente di questa San Zeno Calcio, lo stesso Masetti, quando tornò a Verona, giocò le ultime partite in questa squadretta di categoria, capito? Quindi, diciamo, accomuna il San Zeno Calcio ai grandi successi dello scudetto della Roma in tutti gli anni. Speriamo che ci sia un altro ragazzo che arrivi e ne porti il quarto. Bisogna acquistare qualche veronese. Infatti ha ragione Giancarlo. Bisogna acquistare noi sudamericani. Prendiamo i veronesi, sì, noi sudamericani. Sì. Andiamo un altro veronese. Allora, intanto arrivano altri messaggi. Massimiliano Catini, il nostro grande Massimiliano. Buonasera a tutti. Quello che mi dispiace è che vedendovi raccontare con questo spirito la grande Roma 82-83,
io non ho potuto vivere quelle emozioni dal vivo, ero piccolino e mi sono perso il meglio del calcio. Stefano Panella, Stefano Panella che ci scrive: ma il gol di Faccini è stato il primo gol del campionato oltre che il primo gol della Roma? Mi ricordo che c'era il dubbio tra il suo e il gol del Torino. Alberto, hai qualche indicazione in più? Sei riuscito a sapere se... Sì, c'ho qualche rammarico in più, che magari Giorgio si ricorda che in quegli anni chi faceva il primo gol del campionato riceveva... Vinceva bottiglie. Sì, un migliaio di bottiglie di vino, io sei del buon veronese. Allora... Però io feci il primo gol, ma dato che la partita... un'altra partita iniziò dopo e c'era Hernandez, non so se giocava nell'Ascoli nel Torino, nel fece Torino, gol nel Torino. Diciamo, 30 secondi prima e quindi diedero lui il gol, però il primo gol di quell'anno lo feci io. E quindi probabilmente non come minutaggio, nei minuti... non come minutaggio, sì, appunto. Allora, intanto... come... cronologicamente è stato il primo gol quello di Alberto, cronologicamente il primo gol, per noi il però primo considerando gol... che non è... diciamo che lui non ha brindato, non gli hanno dati i vini, però il nostro, per noi il primo gol abbiamo brindato noi. Abbiamo brindato noi. Allora, Nils Liedholm, Nils Liedholm produceva vini. Spero che Nils sia riuscito in qualche modo a sopperire alla mancanza almeno ad Alberto. Allora, Claudio, intanto abbiamo ripreso Claudio Valigi. Prima ci ha fatto vedere Giorgio Martino una tua dedica alla figlia. Hai fatto proprio una in un abbonamento, in un... Eccolo qui, guarda la tua. No, questo è proprio a persona a me separato. Eccolo qua. Eccolo, hai capito? Alessandra, eccolo qua. Quindi niente male. Allora, dici la tua, Claudio, su quel campionato, inizio di campionato 82-83, in cui proprio a Cagliari Alberto ha segnato, tu hai giocato la prima da titolare, insomma, abbiamo iniziato un po' col botto. Non ci senti? Forse arriva dopo la connessione. Adesso io lo vedo bene, Claudio. Prova a chiederlo, Roberto, vediamo se ti sente a te. Sì. Claudio, ci senti? Claudio, ci senti? È arrivata tardi la connessione. Ho capito la domanda parzialmente, però era sull'esordio di Cagliari, giusto? Sì, sì. Ora non sento. Parla, ti sentiamo. Ma arriva tardi la connessione, purtroppo non ci allora, sia. Le sorte di Cagliari, mi sentite, Giorgio? Mi sentite? Sì. Provo a parlare e vediamo cosa succede. Sì. Vado un po' così. Per me è stata un'emozione incredibile perché la prima di campionato, partire subito titolare, con una vittoria netta, tra l'altro tra il gol di Alberto, poi c'è stata alla fine la soddisfazione, quello che mi riguarda, di aver fatto Maurizio per il terzo gol, insomma è stata una gara che indimenticabile, perché già la prima gara chi se la può... Non riusciamo a sentirlo bene. Allora, iniziamo a vedere qualche foto però, ragazzi, perché è importante anche commentare quello che è stato quell'anno. Quindi, vediamo un po', per esempio Alberto, qui c'è una foto che ti rappresenta insieme al capitano Agostino Di Bartolomei, è uno scatto di Roberto Tedeschi, c'era questa volontà di scherzare, di giocare, comunque... Anche durante gli allenamenti, il gruppo forse è quello che ha fatto la differenza in quell'anno, sei d'accordo? Ma sicuramente ha avuto un grosso valore, considerando anche il fatto che erano tre anni che ci stavamo provando, anzi due anni che ci stavamo provando, no? Dal primo anno col gol di Turone annullato a quello successivo che... Purtroppo arriviamo, se non sbaglio, terzi, perché c'è stata un po' di sufficienza da parte nostra, però ecco, si sentiva nell'aria che quel gruppo era fiatato, importante. Poi ecco, il presidente Viola assieme al Barone cambiarono qualche pedina e riuscirono nell'82-83 a trovare proprio
il mix giusto tra campioni e giovani, giovani importanti, giovani che stavano dietro e aspettavano il loro momento. Soprattutto è stato, ecco, purtroppo non riusciamo a parlare con lui, ma Claudio è stato uno degli esempi, cioè il mister lo chiamava, no? Il vice Falcao, ma in effetti lo era, perché tutte le volte che è entrato in campo giocava con una semplicità, e quindi era dovuto soprattutto all'aiuto dei compagni, a partire da Agostino, per arrivare a Bruno, per arrivare a Proasca stesso, ad Aldo Maldera, insomma, e tutti quei campioni che c'erano negli 11 titolari. Guarda, io l'ho fatto l'altra volta, ma lo rifacciamo. Vedere anche in questa occasione, perché questi sono i campioni d'Italia 82-83, a partire dal portiere Franco Tancredi, poi c'era Sebino Nela, Pietro Viercoud, Carlo Ancelotti, Paolo Roberto Falcao, Aldo Maldera, che hai appena nominato, figura indimenticabile che era arrivata, io lo dico sempre, secondo molti era arrivato a svernare, tra virgolette, no? Arrivato a fine carriera, e invece è stata una delle pedine più insostituibili di quegli anni. Bruno Conti, Herbert Proasca, il bomber più che nominato da tanto tempo, Roberto Bruzzo, il capitano Agostino Di Bartolomei e Maurizio Iorio. Poi c'era il Superchi, il secondo portiere, Dodo Chierico, Alberto Faccini, abbiamo detto, eccolo Claudio Valigi, Strucheli, Marc Tullio Strucheli, No, non e c'era Strucheli. No. No. non c'era Strucheli? L'anno L'anno dopo. successivo? Sì, L'anno l'anno dopo successivo. Strucheli è stato scudettato l'anno dopo, ma il primo Infatti anno. c'ha lo scudetto sul petto. C'ha lo scudetto, ma perché l'avevano vinto loro Questo è l'anno Paolo prima. Giovannelli. Eh sì, C'era infatti c'era Paolo Giovannelli. Paolo Giovannelli. Giovannelli che giocò l'ultimo quarto d'ora della partita. Che stiamo ricordando oggi, in realtà, quella di cui oggi è Non ti sento più. l'anniversario, cioè Sì, quella no, con ti il sta Torino. parlando E Giorgio. lui giocò, entrò al 30° del secondo tempo al posto proprio di Maurizio Iorio, e quindi anche lui partecipò, perché quella fu la sua unica, e fra La sua l'altro fu unica. l'ultima presenza con la maglia della Roma di Giovannelli. Giocò una partita sia lui che Superchi, e subentrarono nel secondo tempo sia Superchi che Giovannelli. Allora, Claudio, ci sei? Vediamo se abbiamo ripreso Claudio Valigi che ci stava parlando prima. Ci stiamo provando fino all'ultimo perché giustamente la sua presenza ci fa piacere. Non ce Claudio, non ce la facciamo. Adesso però, adesso sembra di sì, quindi vai. Fatica più Purtroppo oggi che sono una qui. partita giocata, guarda. Sì, infatti, sta sudando più oggi che quando giocava Claudio, adesso che allena, giustamente. Allora, dici la tua, Claudio. No. No, vabbè, dai, facciamo un'altra volta. Lo ringraziamo, Claudio, ma vedremo sicuramente tante foto tue, Claudio, perché ce ne sono veramente di diverse, e non poco. Qui c'era, Alberto, questa è una foto precedente, questo è l'anno che abbiamo vinto la Coppa Italia col bomber. Insomma, diciamo che di cose sarei stato pure giovane, però hai avuto il piacere di vincerle con la Roma, no? Perché insomma, Coppa Italia, scudetto, insomma, non è Sì. da Scusa tutti. un attimo, Roberto, ma ste foto dove le tirate fuori? Ah, queste mi mancano tutte e due, oh. Ma Ma come costano? per Ma averle, troppe guarda. e ne quello ha voleva i pagate. soldi, voleva. Bisogna No, a me pagare. quelle due sono bellissime, con Agostino, che poi ne ho poche, che io con Agostino mi sedevo accanto, no? Avevamo i posti attaccati. Allora, tanto viviamo anche di aneddoti, no? Perché alla fine ricordare quegli anni, poi si parla sempre del primo scudetto, del bomber, di Falcao, del Divino, tutto quanto, però è bello anche sentire quello che uno ha vissuto, no? Perché quegli anni erano anni, come hai detto te,
di un gruppo fantastico che rideva sempre, che affrontava i ritiri. Noi partivamo il mercoledì notte, no? Che il barone si inventava, dai, dobbiamo andare a Milano perché c'era il nostro amico mago, no? E poi fare il ritiro e chissà dove dovevamo giocare. Perché dico questo? Prendendo spunto per la prima partita con il Cagliari, sì, cosa fece il mister? Andammo in ritiro a Milano, vicino a Milano a Busto, ok? Andammo a giocare poi contro in Svizzera, contro, mi sembra, Zurigo, contro Lugano. Facciamo la partita, poi mi ricordo che lì feci gol io, e quindi ecco perché dopo mi ha fatto giocare la domenica, feci gol contro Lugano, e poi da Lugano siamo tornati a Milano e da Milano siamo andati a Cagliari, quindi ecco, ti voglio dire, no, com'era il mister, magari non era più semplice rimanere e partire il sabato e andare, no, direttamente a Cagliari, no, il mister si portava a Milano dall'amico Mario che era il mago, e quindi ecco gli aneddoti. E tornando indietro prima sul discorso di Agostino, ecco, io mi spogliavo sempre con lui, quei 3 anni che sono stato con la prima squadra ero a fianco lui, e ogni volta che veniva lui serio col suo Loden, ti ricordi Roberto? Il borsellino, col borsello. Sì, il suo Loden verde o quel cappotto cammello che non so se era di qualche divisa, capito? Sempre col capello messo a posto e il suo borsellino, ogni volta che entrava, avevo un soprannome, mi prendeva e mi dava un pizzico sul capezzolo, no? Tu non puoi capire quanto faceva male. E ogni volta sempre la stessa cosa. E quando lo vedevo mi nascondevo, ago, tutto a posto, che qua, che ce penso io, no? E alla fine, però ecco, questo era il clima, queste erano le goliardate che venivano fatte in campo, gli scherzi. Per quell'anno passarlo spesso volentieri in ritiro, partendo il mercoledì sempre per il nord, non era facile. È soltanto un gruppo affiatato che rideva in ogni momento ha creato questo clima tra di noi veramente. Allora, Claudio, noi lo dobbiamo ringraziare veramente perché ci sta provando in tutte le maniere. Vediamo adesso se riusciamo ad averlo. Vediamo un po', perché poi arriva anche in ritardo la voce, ovviamente. Claudio, allora, vediamo se ci sei. Lui adesso ci sente. Secondo me ci sente con ritardo, ma ci sente. Allora, io gli faccio vedere. Francesco, è impossibile. Allora, io gli faccio vedere solamente qualche foto a Claudio che è con lui. Rimani in linea. Le commentiamo anche insieme, anche tanto fanno piacere a tutti, perché qui ricordiamo grandi, grandi campioni, qui c'è Aldo Maldera insieme a Claudio Valigi, questa è una partita, se non ricordo male, ad Ascoli dovrebbe essere. Questa è Ascoli, qui correggetemi se sbaglio, ma questa dovrebbe essere una partita di coppia col Ballimena forse, Giorgio, tu che tra l'altro quella partita non c'era quel sole lì a Ballimena. No? Vabbè, no. Allora è un amichevole probabilmente del precampionato. La Roma in Coppa UEFA giocò con l'Ipswich, col Norrköping. Sì, in quell'anno sì, però questa foto qui secondo me era un pochino più... Anche ma lui è Valigi, poi l'anno dopo è andato a Perugia. Sì. Potrebbe aiutare il fatto che Pruzzo è il capitano. Pruzzo era il capitano di quella Roma, sì. Poi questa era sempre Claudio a Napoli, la maglia Cirio del Napoli, qui era all'Olimpico in casa in una delle gare davanti ai nostri tifosi, e qui era di ritorno praticamente da qualche partita, ma con questa il a Ciampino. E qui c'era Campioni, perché sì, al 17:45, come vedete, la Roma si è laureata appunto campione d'Italia, e questa è una delle foto che ricordiamo tutti quanti. Quanto è stato bello, Alberto, girare questo scudetto tricolore enorme intorno al campo.
Sì, è stato emozionante, bellissimo, però l'emozione più grande è stata quella all'arrivo, come dice Roberto, a Ciampino, con l'aereo che, a quanto mi ricordo, doveva atterrare Fiumicino, invece hanno preferito portarci a Ciampino, eravamo gli unici ad atterrare lì, e quella foto dove ritrae Claudio, eravamo sul pullman che da Ciampino per arrivare a ritiro di Villa Panfili o a Trigoria, se non vado errato, ci abbiamo messo 3-4 ore. Dimmi se sbaglio, Roberto. Probabilmente. L'unico che ha fatto prestissimo è stato Nappi. Chi è rimasta? Si è rimasto sull'aereo e si è fatto volta a Fiumicino. Te è rimasta. Te la ricordi questa storia? No, non lo sapevo. Ah, vedi? Pensa te. Si è fatto riportare indietro con l'aereo, praticamente. Chiese al pilota dove doveva andare e quello gli disse: ma io devo andare a Fiumicino, dovevo atterrare lì. Cioè, beh, allora portami là che io gli ho la macchina. uno strappo leggero con l'aereo, non capita proprio tutti i giorni. Andiamo a vedere anche qualche altra foto. Intanto Antoine, il presidente del Roma Club Grecia da Atene, ci scrive: grandi campioni giallorossi, vi ricordiamo sempre con affetto e nostalgia in un'epoca indimenticabile. Un caloroso saluto al signor Giorgio Martino e al signor Roberto Tedeschi. Signor Roberto Tedeschi è qualcosa che non è, come si suol dire, non si può sentire, però qui mi chiamano sempre il Coro Tedeschi, il Buon Tedeschi. No, Carlo invece, il figlio di Boldorini, il figlio di Vittorio Boldorini. Grande Carlo. Alberto, un saluto di cuore a tutti, è sempre un piacere. Nicola, l'abbiamo letto prima, fa l'esempio di Tommasi. Giancarlo, che giustamente dice: allora compriamo un veronese, quindi è d'accordo con noi. Grande Roberto Tedeschi, con le tue foto ci fa rivivere quei momenti con grande emozione. Roberto numero uno, buonasera da parte di Daniela. In effetti è vero, cioè io penso che la storia di quegli anni era racchiusa tutta nelle macchine fotografiche di Roberto, perché era sempre presente. Non solo mie, comunque. Non gliele di tutte queste cose. Senso, no, era quello assieme a, aspetta, lui, e poi c'era il nostro fotografo di che Badorato, era ufficiale Claudio Crescenzi. Infatti volevo arrivare anche a questo. Claudio è una persona fantastica, e anche lui assieme a Roberto hanno tracciato la storia di quegli anni. Fammi vedere se Alberto, se Claudio, adesso che lo vedo bene, ci ascolta. Ci sei, Claudio? C'è, stavolta Claudio, ci senti? Sento che c'è. Ma ci provo, però. Hai visto le foto che abbiamo messo, che abbiamo pubblicato prima, Claudio? Insomma, tutte Roberto Tedeschi, ma devo dire sono molto molto particolari, anche quella tua con il giornale in mano. Sì, devo dire che sono cose, cioè, veramente documenti bellissimi, perché in quegli anni non avevamo altre possibilità, e lui, devo dire che ci ha veramente fatto dei regali meravigliosi, perché ha colto dei momenti stupendi, aveva questa capacità che racchiudono. Oggi, diciamo, con tutto quello che abbiamo nella quotidianità, era impensabile, no? Oggi tante cose. Cosa poteva fare l'occhio di un fotografo? Che capacità ha avuto di cogliere dei momenti bellissimi? Sono foto stupende. È vero. Qui la vediamo correre Claudio insieme a Falcao, che erano i due, come diceva prima Marco o Giorgio, non mi ricordo chi l'aveva detto, no? Insomma, eri stato in quegli anni, in quell'anno lì, nominato il vice Falcao, no? Quindi eri il giocatore in tutto e per tutto che doveva sostituire Falcao, che non è per niente facile, no? Cioè, non è che dovevi sostituire un giocatore così tanto normale, insomma, era uno con delle qualità fuori dal comune. Vediamo se arriva una certa... No, sì. Mi sa che sta arrivando... Purtroppo Francesco
Claudio, facciamo una cosa, dai, noi ti ringraziamo, ti rubiamo la promessa però di risentirci magari nei prossimi giorni con un'altra connessione, una connessione migliore. Grazie per essere stato con noi, anche perché qualche parola comunque ce l'hai detta e non è sicuramente passata. Ciao Claudio, comprati un computer nuovo o comprati un telefono decente, la connessione. Dopo la promozione in Serie B, ma come minimo Rosso ti deve fare qualche regalo, mettilo tra gli appunti, dai. Quello non è possibile. Sicuramente, lo salutiamo Claudio, grazie per essere stato veramente con noi. Guarda questa invece, Alberto, visto che stavamo commentando ovviamente lo scudetto, poi facciamo ovviamente intervenire Giorgio, Marco, queste foto... Sì, Francesco, perché io c'ho la batteria che oramai sta arrivando. Ma allora pure te devi comprare un telefonino nuovo, però, che No, ce l'ho, un nuovo caricabatterie. Basta un caricabatterie più lungo. Sì, adesso mi adopero. Dimmi tutto. Allora, guarda queste foto che sono ricordi, secondo me, straordinari. Qui c'era il bandierone dello scudetto tricolore sul campo. Questa è la gente giallorossa, la gente romanista che, insomma, festeggiava quel campionato perché l'avevamo già vinto a Genova. Qui c'è Agostino Di Bartolomei che scambia il gagliardetto con D'Ossena, se non vedo male. Beppe D'Ossena. Qui c'è un gruppo di tifose piccoline, lupacchiotte, che festeggiano il 3-1 della Roma, come appunto dice il tabellone luminoso, poi ancora gente in festa. Ma quelle che sono le immagini, secondo me, più carine, più particolari, sono queste extracampo, quelle dei festeggiamenti fuori dallo stadio olimpico, queste due tifose con le antennine in testa, le macchine tutte imbandierate che si dirigevano verso il Colosseo, verso il Circo Massimo, Fontana dei Trevi presa d'assalto dai tifosi, presa d'assalto in maniera ovviamente positiva, ironica, non come hanno fatto qualche periodo fa gli olandesi che sono venuti a Roma. Questi due tifosi che hanno il giornale Campioni, Roma Scudetto, anche qui mi sembra Paese Sera, se non leggo male, insomma Piazza di Spagna, Via del Corso, c'era veramente una città in festa. Queste erano le scritte per terra, insomma, di veramente c'era la voglia di festeggiare questo campionato 41 anni dopo lo scudetto conquistato dalla Roma appunto nel 41-42. Sono, secondo me, immagini che dicono tanto, che dicono molto, soprattutto anche di un fotografo che deve girare la città, Roberto, perché non è che ti sei fermato solo allo scatto allo stadio olimpico, no? Ma in giro per... Infatti l'ho detto anche stamattina, all'epoca non c'erano i telefonini e quindi facevi delle foto in giro, poi andavi in ufficio per sviluppare, per stampare, a un certo punto arrivava la telefonata: guarda che a Campo dei Fiori c'è sta questa, allora prendi e riparti. Per fortuna c'avevo il motorino, all'epoca c'avevo pure il fisico giusto per andare sul motorino, andavi lì, strada facendo trovavi un'altra cosa, ti rifermavi ancora, quindi ed era un bel faticare veramente, perché la soddisfazione. Allora guarda, una cosa, perché io preso da Claudio, preso da tutto, me l'ho dimenticato, avevo promesso a Paolo una diretta molto più corta, adesso mi sono ricordato perché giustamente avevi un impegno, quindi Paolo e Alberto, noi ti ringraziamo ovviamente di questo collegamento, perché è stato bellissimo ricordare anche con te questo campionato. E Francesco, che dire, hai il mio permesso, mandagli queste foto, Alberto, poi passo io. Grazie, finalmente. Allora, un bel gesto. Allora aveva ragione all'inizio quando diceva, no? È vero, Alberto. Marco, io non sbaglio, c'ho un'età ormai. Signora che deve a Bruno, Farcao, Bruzzo, pure vuole. Non c'è niente da fare. Me li merito quelle foto, Alberto. Francesco, sì. Io ti ringrazio per l'intervento, per la possibilità che mi hai dato di parlare con voi e con Giorgio, con Roberto, con Marco e con te, soprattutto con i tifosi che sono legati ancora, e te lo dico
veramente col fatto che frequento da tantissimi anni il Bomber assieme a Tony Di Carlo, e noi vediamo che tanta gente ancora si ricorda più di quel periodo che di tanti altri, quindi la testimonianza che forse anche quegli anni sono stati importantissimi per tutti i grandi tifosi della Roma. Ok, un abbraccio. Ciao Alberto, ciao. Ci sentiamo a presto. Ok, grazie Alberto. Giorgio, oggi abbiamo fatto veramente una full immersion con tanti campioni, con qualcuno come con Claudio abbiamo avuto dei collegamenti un pochino difficoltosi, mettiamola così. Certo. Tu sei riuscito a parlare con alcuni, magari Alberto l'abbiamo un po' così tradotta come situazione, perché anche Alberto oggi c'è qualche problema di connessione, forse ci sono più persone probabilmente. Claudio tanto saluta tutti quanti i tifosi della Roma e noi presenti, ovviamente poi lo riavremo la settimana prossima, ma probabilmente è stata proprio una serata particolare per la connessione da fuori. Tornando però a Giorgio, tu hai raccontato quella Roma tricolore praticamente da sempre, tranne l'ultima partita dove ti sei trovato, mi hai detto, al Girone. Ma che tappa era quella, Giorgio? Fuori ma vicino, diciamo, no? Perché era per dire... non contava la tappa del Giro, contava la partita della Roma. È che io già credo che ho raccontato tante volte che ogni domenica io facevo una partita in diretta per gli Stati Uniti, però avevo sempre... Se era la partita della Roma, tanto di guadagnato, e soprattutto quell'anno parecchie volte mi è capitato ovviamente di fare la partita della Roma. Però quando non era la partita della Roma avevo un monitor vicino in cui con un occhio e mezzo, due e mezzo guardavo la partita della Roma, quindi diciamo pure che il contatto con la Roma è stato sempre forte, no? Anche quando non potevo esserci direttamente. Abbiamo già ricordato, mi sembra la settimana scorsa, una di quelle partite che io ritengo fondamentali, cioè la vittoria di Pisa. Ecco, lì ero alla Tirreno Adriatico e fra l'altro fu la prima volta che un americano, Greg LeMond, vinse nel professionismo in Italia, quindi era una giornata per il ciclismo storica, ma per me la storia l'aveva fatta la vittoria a Pisa, che aveva annullato il fatto negativo della sconfitta della settimana prima all'Olimpico contro la Juventus. Quindi diciamo pure che il collegamento con quella cavalcata della Roma c'è sempre stata, anche perché era un'epoca in cui il nostro lavoro era più facile, noi avevamo accesso allo spogliatoio anche durante la settimana quando c'era l'allenamento, il rapporto, il contatto che si stabiliva con i giocatori, ma anche soprattutto direi con l'allenatore, nel caso specifico con Nils Liedholm, era veramente un rapporto proprio anche umano, non soltanto professionale, perché era il giornalista che intervistava l'allenatore. No, c'era un qualcosa di assolutamente più profondo e che infatti poi rimaneva anche quando poi finiva il giocatore o l'allenatore, potevano andare via da quella squadra, ma il rapporto restava sempre, ed era forse la cosa più bella. Credo che sia la cosa che oggi manchi di più ai colleghi che oggi seguono il calcio. Guarda, Giorgio, i colleghi che oggi seguono il calcio non hanno avuto quella fortuna che penso che ha avuto la mia generazione, di poter avere un rapporto umano oltre che professionale con i protagonisti. Dimmi pure. Guarda, insieme a Marco abbiamo cercato e trovato, spero che ti faccia piacere, anche una foto per te, che è questa qui, che insomma. Parliamo sì, qui siamo nella redazione del TG2. Io in questo momento la sto vedendo contemporaneamente la foto, ma sto vedendo anche la stanza in cui fu fatta, perché io abito esattamente di fronte alla Rai a Via Teulada, e dalla finestra da cui io vi sto parlando adesso, dal balcone, dalla parte opposta vedo esattamente quella stanza. E quindi sì, mi hai riportato indietro di
100-120 anni più o meno. Ma Gianfranco per chi ti fava? Juventus. Juventus, sì. C'era sta sfida Roma-Juventus, anche la Rai. Ti devo dire che sempre questa mia generazione ha vissuto, non solo professionalmente c'era questa possibilità, come dicevo, anche di rapporto umano con gli atleti, con i protagonisti del calcio o di altri sport, ne ho seguiti tanti, per cui i ciclisti e così via, ma anche sotto l'aspetto del tifo c'era una grande professionalità. E quindi è certo che il romanista faceva il tifo per la Roma, lo juventino faceva il tifo per la Juventus, ci mancherebbe altro, però c'era quel senso di rispetto e di stima che oggi forse è venuto meno, per cui è un altro rimpianto, ecco, anche se un pochino più morbido rispetto a quello che dicevo prima della generazione attuale, che non credo che possa avere un rapporto così valido, così solido con i grandi protagonisti dello sport, che per noi adesso che stiamo raccontando la Roma si chiamano Pruzzo, Falcao, questi giocatori, Di Bartolomei, Bruno Conti e così via, ma per esempio si chiamavano anche Pelé, Maradona, cioè era normale. Io personalmente ho avuto dei rapporti con Maradona, con Pelé, che sono con Pelé non più calciatore, ma con Pelé che seguiva il mondo del calcio, che oggi penso che siano difficili, se non impossibili, per un giornalista italiano, per esempio, avere questo rapporto amicale con Messi. Ma non te ci fanno proprio avvicinare. Qualche cosa di impensabile, no? Ecco, credo che invece... E questo vale per... E suppongo, in un certo senso, vale anche per il fotografo, forse Roberto, anche se il fotografo, penso, stando direttamente a contatto... Peggio, non so. Perché magari il giornalista può passare quasi inosservato, tra virgolette, ma il fotografo che si presenta con la sua bella macchina, facilmente individuabile, fermo un attimo, tu aspetta, capito? Non c'erano mai quotidiane. Questo non c'era, era... Io mi ci trovo molto male. Era un periodo felice. Sì. Mi ci trovo molto male. Era felice, era bello fare il telecronista, il giornalista, insomma. Certo. Sì. Marco, mi commenti questa foto, perché so che oggi quando abbiamo passato le immagini ti ha particolarmente colpito la figura del presidente Pertini, che era all'interno dello spogliatoio, poi ovviamente in tribuna d'onore. Questo però è il giorno dello scudetto. Il giorno dello scudetto, sì. Sì, perché Pertini andò nello spogliatoio. Sì. Prego Marco. Questa foto è un miscuglio di sentimenti, perché unisce la passione della Roma rappresentata da Agostino, e unisce anche un sentimento forte nei confronti del presidente Pertini, che tuttora considero l'unico vero grande presidente della nostra Repubblica, forse perché probabilmente all'epoca, quando lui era in carica, io ero ufficiale dell'esercito, ho avuto modo di avvicinarlo per qualche cosa, per cui ho avuto questa possibilità di poter avere questa di avvicinarlo, appunto. Magari voi avete avvicinato Falcao, Pelé, Maradona in questo invidio. All'epoca a me è successo invece di avvicinare il Presidente della Repubblica, e poi questa cosa mi è anche aumentata quando ebbi la fortuna di andare a visitare il carcere di Santo Stefano a Ventotene, dove lui fu incarcerato, con tanto di lapide marmorea che ricordava questa cosa, per cui poi diventa tutto un miscuglio di sentimenti e di pensieri ricordare queste figure. Anche l'Italia pensa che invece io militare feci un picchetto a Saragat. Ecco. Quindi è una foto che sintetizza tantissime emozioni per quanto mi riguarda. Io invece volevo chiedere una cosa a Giorgio, che mi incuriosisce molto. Io mi sono avvicinato al calcio grazie a un mio zio,
che era della Lazio e voleva a tutti i costi farmi diventare della Lazio, e io ricusai questo invito perché non mi piacevano le magliette della Lazio. Questo mio zio giocò nelle giovanili della Lazio con Sandro Ciotti, erano compagni di squadra, infatti anche una avevano fatto pure una carrambata da Raffaella Carrà. Uno dei tre invitati di Raffaella Carrà fu proprio mio zio. Ma mi sarebbe piaciuto sapere che tipo era, perché io l'ho sempre visto come una persona pulita, bella, splendida. Non so se che ricordo c'hai di questo tuo collega. Beh, a parte che quando io ho cominciato, Sandro Ciotti era già un personaggio di grandissima popolarità, oltre che di grandissima professionalità. Una professionalità che derivava proprio dalla conoscenza diretta, appunto, perché come hai ricordato giustamente, lui aveva giocato da giovane, quindi parlava di calcio non per sentito dire, non a orecchio, ma proprio per l'esperienza diretta. Quindi dal punto di vista professionale è chiarissimamente il Sandro era consapevole di quello che diceva e veramente esperto. Comunque lui ha raccontato poi anche altri sport, certo, il ciclismo per esempio, abbiamo fatto tanti giri d'Italia insieme e eravamo spessissimo insieme sia al campionato del mondo di calcio ovviamente, sia però ecco, al mondiale di ciclismo, sia alle Olimpiadi. Quindi con Sandro ho avuto, pur essendo lui della radio e la radio stava a Via del Babuino, io invece stavo qui, come dicevo, a Via Teulada, però ecco, in occasione soprattutto delle trasferte ho avuto una simpatica frequentazione, anche perché poi sai, in quell'epoca anche la vita del giornalista che era dell'inviato, poi dopo la sera finivi per stare nello stesso albergo, finivi magari per cenare insieme, finivi poi anche il dopo cena giocare a carte, e dico giocare a carte perché Sandro Ciotti era un eccellente giocatore di carte. No, Sandro Ciotti era un eccellente giocatore, ma di tutto, non soltanto a carte, no? E qui mi riallaccio pure alla partita a Scopa che fece, a Scopone che fece proprio il presidente Pertini con Bearzot e Zoff, no? In occasione del ritorno dal campionato del mondo vinto in Spagna dall'Italia. Ma Sandro per esempio giocava anche a quei giochi da tavolo, il trivial, questo, e abbiamo fatto delle anche a casa sua, lui abitava a Piazza della Libertà di fronte a Tevere, no? A Lungotevere, qui a Roma, vicino Piazza Cavour in sostanza, sì, è un posto che per noi non è familiare, per i non romani, alla fine di via Colla di Rienzo, ecco, c'è questo grande viale che porta da Piazza Risorgimento fino al Tevere, e appunto in questa piazza c'era questa splendida casa di Sandro Ciotti, dove aveva un tavolo immenso e quindi si giocava a carte, a trivial, a lui piaceva giocare, in realtà piaceva anche vincere più che giocare. In genere poi, a seconda di chi era l'ospite o gli ospiti, sceglieva il gioco in cui lui era più forte di quelli, poi magari se c'era un altro ospite e sapeva che lì lui era forte, allora cambiava gioco in modo da poter vincere. Aveva anche un biliardo a casa, giusto? Sì, beh, diamine, uno che piace giocare in compagnia, è chiaro che negli anni 70-80 il biliardo è un must, come si diceva. Poi aveva però una stanza che era totalmente tappezzata di dischi, perché grande passione di Sandro Ciotti era la musica, e infatti lui spesso era inviato anche al Festival di Sanremo, ecco, quindi sotto questo aspetto era una persona con molti interessi, ecco, diciamo così, non solo il buon Roberto Tedeschi aveva. Marco, va bene, sei con sé soddisfatto? Come no, mi ha fatto di
onorare una persona che ho sempre ammirato molto, nonostante credo abbia una fede diversa dalla mia, fede che ma ecco, ecco, siamo partiti proprio da questo discorso. Non era importante, era giusto e bello e doveroso che ognuno avesse la sua passione, la sua fede, ma era altrettanto bello, giusto e doveroso che ognuno rispettasse la fede dell'altro. Quindi io non ho mai avuto problemi ad andare d'accordo con colleghi che potevano avere anche un tifo per un'altra squadra, ci mancherebbe altro. Allora, nel frattempo io ne approfitto, poi salutiamo e ringraziamo ovviamente tutti quanti. Sì. Ringraziamento doppio anche per Marco Giallorini, perché oggi si stiamo un pochino distribuendo i compiti in questa giornata, così in questa maratona Scudetto 82-83, iniziata questa mattina alle 11 con Roberto Bruzzo, con Maurizio Iorio, proseguita questo pomeriggio con Alberto Faccini, con... Claudio Valigi, con Roberto Scarnecchia, che abbiamo avuto modo di contattare in privato e che poi manderemo la sua intervista, il suo intervento nella trasmissione di questa sera alle 21, perché era anche lui un po' incasinato con i tempi, come dicono quelli meno bravi oggi, però non ha voluto far mancare il suo apporto, essendo uno dei nostri della rivista del Giornale di Roma. E lui che aveva iniziato quella stagione, no? E poi è andato a Napoli. Ha fatto una scelta diversa e dopo lo ascolterete, ha anche spiegato i motivi di quella scelta, che insomma è stato onesto fino in fondo, diciamo. Quindi dopo ascoltatevelo con... Lui però appare nella foto ufficiale, cioè... Appare però nella foto ufficiale, l'abbiamo detto, nella foto ufficiale in alto a sinistra, sopra a Tessari e sopra a Proasca, me lo ricordo a memoria perché ne abbiamo parlato di questa foto, eccola qui, la vedete, lui il primo a sinistra, vicino proprio ad Alberto Faccini, tra Tessari e Proasca. Che dovrebbe essere anche Turone, perché anche Turone cominciò la stagione andò a Napoli, è vicino a Pruzzo, tra Pruzzo e Nela, sì, questa era la foto. E quindi dicevamo, siccome questa sera abbiamo deciso di fare una puntata ricordando tutto il campionato, mandando i servizi delle partite della Roma, il buon Marco sta organizzando un mix con le foto dei giocatori dell'epoca e l'inno di Lando Fiorini, che era l'inno che in quei momenti era... mandato dagli altoparlanti dello Stadio Olimpico. A tal proposito avremo anche Francesco Fiorini, anche lui super impegnato col Puffi in questi giorni, ma anche lui non vuole far mancare la sua presenza, quindi sarà dei nostri, ci porterà qualche ricordo di papà Lando. Guarda che noi e alcuni anche con dei giocatori proprio al Puffi festeggiamo quello scudetto. Sì. Proprio sul palcoscenico del Puff con Lando ci fu una serata speciale e facemmo addirittura la diretta per il TG2, quindi ricordo perfettamente quel momento, perché abbiamo festeggiato proprio, io facevo, curavo proprio la trasmissione, e quindi il Puff era naturalmente una parte del tifo, no? Quindi era una sede, una casa storica del tifo, e ovviamente non si poteva non festeggiare lì. Eh sì, ce l'ha raccontata anche in una delle ultime interviste che ho avuto il piacere di fare proprio a Lando, lì al Puffo ci ha raccontato, perché parlavamo di Francesco Totti, parlavamo dell'addio di Francesco al calcio, e Lando proprio ha commentato con piacere, anche perché poi tra l'altro Francesco nel 2000-2001 quando la Roma vinse lo scudetto andò proprio sul palco del Gianicolo da Lando Fiorini, perché Lando aveva organizzato quella festa, parliamo del terzo scudetto, e esatto. Giorgio ma noi oggi siamo sempre al secondo, e il secondo l'abbiamo festeggiato sul palcoscenico del Puff, e sempre per ricordare la disponibilità, i giocatori vennero alla spicciolata, tranquilli, sereni,
divertendosi loro, divertendoci noi. Lando cantò, ballò, fece di tutto. Io presentavo, fece, intervistavo, i giocatori stavano lì e la gente anche si divertì, anche se qualcuno in Rai disse: ma come, adesso mandiamo in onda per tutta la nazione la festa della Roma? Eh beh sì, la Campione festa della Roma e l'abbiamo mandata in giro d'Italia, tutta campione Italia, la d'Italia. festa della Roma. Certo, proprio così, e fu proprio così. Ma perché poi ecco, hai detto tu bene, il palco del Puff, Lando Fiorini, i giocatori che arrivano alla spicciolata. Ho fatto vedere nel filmato di questa mattina proprio qualche secondo la gente che mangiava per strada, no? Festeggiava Sì, con è una i tartini. festa spontanea, è stata. Francesco, è stata una festa spontanea che non c'era mai stata prima. Prima tante squadre hanno vinto lo scudetto, ovviamente, prima della Roma, alcune molte volte di più della Roma, fra l'altro, ma una spontaneità nell'esprimere la gioia, la soddisfazione, come quella che avvenne dopo il successo del secondo scudetto, l'ho ritrovata soltanto a Cesenatico quando Marco Pantani vinse a un mese di distanza il Giro d'Italia e il Tour de France. E tu hai fatto vedere prima, no, Roberto ha fatto vedere delle foto in cui si vede le strade che avevano, eccolo qui, ecco, le strade così. Ecco, pensa che questo tipo di festeggiamento spontaneo così, fecero anche a Cesenatico, le strade, le strisce pedonali erano diventate rosa dopo la vittoria nel Giro d'Italia, gialle dopo la vittoria del Tour de France, e rimasero a lungo così, come a Roma, Le quelle fontanelle, le strisce, fontanelle. sono rimaste a lungo. Ed Guarda. è non era una cosa organizzata, non l'aveva, fu spontaneo. Il tifo volle esprimersi, si espresse proprio in quel modo spontaneo, non più ritrovabile. Ma abbiamo In delle. qualche modo, qualcosa del genere ci fu nel terzo scudetto, perché alcune strade, soprattutto le strade che portavano a Trigoria, per mesi e mesi avevano ancora le bandierine che pendevano dai balconi, dagli alberi e dai lampioni. Quindi un qualcosa di simile c'è stato in occasione del terzo scudetto. Garbatella, per Ma il esempio, secondo è stato un qualcosa, cioè soprattutto la spontaneità, questa è la cosa più importante. sì, no, no. Qui a Garbatella, per esempio, ci sono ancora dei murales. Ormai Sì. passo poco, 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 però ancora regge qualche. Paradossalmente, reggono i lupi dell'82-83. Sì, Quello regge di più rispetto c'era un altro tipo di vernice più erano più buone. erano più buone, erano Il lupetto mi consente di ricordare un altro amico del TG2 di quegli anni, che era Gratton, che era stato l'artefice proprio del. Lui faceva appunto lo sceno, disegnava le scenografie anche qui per la televisione, per la Rai, ma poi a un certo punto si specializzò proprio in questo settore particolare, e quindi fra le altre cose fece anche il lupetto della Roma. Lì quella fu un'intuizione di Gaetano Anzalone, per esempio, che è stato il primo. Gaetano Anzalone non è stato fortunato come presidente, perché aveva avuto delle intuizioni. Per esempio Trigoria, per esempio il lupetto, cioè il lupetto significa quello che oggi viene chiamato merchandising. Certo. Però ecco, lui aveva intuito che le società ormai avevano necessità di trovare un altro tipo di risorsa oltre quello del presidente, perché a quell'epoca il presidente era il padrone ed era quello che doveva, come si diceva, cacciare i soldi. Lui li ne cacciò fino a che ce n'aveva, ma aveva delle risorse limitate per quanto riguarda adesso l'evoluzione del calcio che c'era in quel momento.
però dal punto di vista della passione, del tifo e anche delle intuizioni, Anzalone è stato un grande presidente. Non è ricordato perché è ricordato come uno dei tanti presidenti delle Romette, ma Anzalone invece aveva una vista lunga. Poi tra l'altro Piero Gratton fece anche il 2 delle... Certo, appunto, ho detto il G2. Tra l'altro con colori molto... Con colori giallo-rossi. Ma fu un caso. No, fu un caso che ci fu anche una striscia bianca, perché sennò ha dovuto metterci un po' di bianco per non far capire troppo. Non era troppo ciao. Questa è una foto splendida, perché questo è il tabellone con l'orario, le 16, l'inizio della partita, che in quell'occasione lì era proprio le 16, e la Roma che era... Beh, certo, perché eravamo già appunto a maggio, quindi... La parte più estiva, no? 14:30 d'inverno, e poi man mano 15:30, 16. A me comunque mi emoziona di più, per quello che erano i tempi, quel tabellone lì, con quella scritta Roma, com'era certo. Un lupetto, tra l'altro, al centro. Un lupetto al centro, capito? Cioè, oggi vedendo il tabellone dell'Olimpico dici, ma che è sta roba? Però in quei tempi quella era una bellezza, quella cosa lì. Fu una bellezza. Meno tecnologia, ma più spontaneità. Più cuore, sì, certo. Nella spontaneità ci metti tutto. Assolutamente sì. Ragazzi, siamo giunti... Guarda, Francesco, con queste frasi non possiamo che chiudere, come dicevamo noi una volta, e su queste immagini non potrebbe esserci un finale migliore, capito? Tutto il resto che dovessimo dire sarebbe noia, tutto il resto è noia. Sarebbe noia, mica aveva detto male Garifano. Peccato che c'erano profonde verità. Eh sì, questo assolutamente vero. Questo è un regalo per Roberto Tedeschi, che adora questa foto, uno dei suoi scatti che lui ama di più. Me l'hai chiesta quante volte? Questa? Ma sai dove se l'è messa questa, Giorgio? Lui se l'era messa sul suo profilo Telegram. Dico, ma scusa, questa è la più bella perché sono arrivati dritto per dritto, poi quelle altre ci sono di spalle, ma questa è la più bella. Sveliamo l'arcano. Io l'avevo messa su questo profilo Telegram che non uso, non ho mai usato, non so perché, ricordarti che era la foto mia. E Roberto mi continuava a dire quella che tu hai nel profilo, e io nel profilo ho un'altra foto, no? Quindi continuava a dire, ma quale, ma che dici? Io non so se Giorgio si ricorda Pietro Feorani, l'editore. Come no? L'editore certo. E noi facemmo un libro su quell'annata lì di fotografie. Allora, ecco, poi questo foto, è già lo posto, guarda. Sì, esatto, quello era il post. E quella foto faceva da copertina a quel libro che facemmo in occasione della vittoria dello scudetto. Bravo, buono. Vedi, forse si legge anche che c'è scritto il nome Piero Fiorani. Guarda un po', Piero Fiorani, esatto. Forse ce la facciamo. Una persona incredibile. Eccolo qua, editore Pietro Fiorani. Sì. Il una persona incredibile, di una bontà estrema. Sì, veramente. Allora, è tutto. Un saluto al nostro direttore Giorgio Martino. Ciao, Giorgio. A Roberto, il nostro grande fotografo. Ciao, Robby. Ciao, Robby. E a Marco Giallorelli, che vediamo poi a breve, e ho già detto che stai realizzando un qualcosa di bello, quindi non hai scuse, adesso devi per forza lavorarlo bene, quindi ti ho incastrato. Lasciaci con un tuo saluto, Marco. Giorgio è a conoscenza del saluto di Marco, che ogni volta ci saluta. Ah, no, adesso, fra l'altro è al buio. È al buio, sì, a lui gli piace questa cosa. Sole, la tapparella mi faceva tutto a tocchettini. Va bene, allora in onore, visto che tutte le sere saluto il Poro Tedeschi, invece in onore del direttore, ah, no, Poro direttore,
No, per carità. Allora, direttore, come dicono a Phoenix, arrivederci. Hai capito?